Intanto buongiorno a tutti. Buongiorno. Vi chiedo banalmente all'inizio un punto medico, nel senso chi riuscite magari un po' a recuperare per Cagliari dei lungodegenti, soprattutto mi riferisco a Dykes, che è quello che forse aveva qualche timida speranza in più, e a livello di gestione forze dopo la partita di domenica, che è stata una partita anche abbastanza intensa, come siamo messi? Ma credo che in realtà non riusciamo a recuperare nessuno di quelli a cui facevi riferimento, quindi andremo con gli stessi uomini che erano a disposizione nella gara scorsa. Per quanto riguarda, voglio dire, la gestione delle forze, sicuramente ci sono gare ravvicinate, lo dobbiamo tenere in considerazione, ma ripeto quello che abbiamo detto anche nel corso delle scorse settimane. Sono tutti totalmente a disposizione, sono tutti sempre calati, no, in quelle che sono le nostre richieste tecnico-tattiche, quindi non abbiamo problemi anche nell'alternanza di determinati calciatori. Se ti chiedo quali non lo dici, no, ipotizziamo che ci possa, io te lo chiedo, ma dai, lo chiedo a tutti, che ci possa essere Santander titolare, lo chiedo a te e lo chiedo a lui. Lo so, però se lo stai ipotizzando, lo stai ipotizzando tu. Nel senso che, ripeto, noi a parte che non ci scopriamo mai in anticipo, quindi abbiamo tra l'altro un'altra seduta di allenamento e poi faremo come sempre le nostre valutazioni. Sicuramente quella è un'ulteriore soluzione, visto che anche Santa sta molto bene, quindi vedremo oggi dopo l'ultima seduta di rifinitura. Tutta che non si è per me, io sono sempre metto ad assumere la punta con su Serie A, soprattutto con rispetto a quello detto di prima, ogni partita che hanno giocato comunque era difficile. io se la giunta con se c'è visto attacca con sa che questo a sostituto Santander sigurno da verovatno c'è modo da tenere che stare e braccio allora immaginiamo c'è da dobbara ma io come dico esatto si spremmo ma digramo. Sicuramente anche la partita contro il Cagliari sarà difficile, sicuramente cercheremo di riposare qualche giocatore, diciamo, più anziano. Ci sono dei gruppi che sono lucidi. E chi giocherà precisamente decideranno oggi dopo allenamento. Chiedo a Orso, tu sei un giocatore chiave di questa squadra, no? Riscattato in estate a una cifra importante. Noi abbiamo avuto un po' la sensazione che le ultime partite, pur facendo tantissime cose, è prevalso forse la voglia di strafare, sei stato un po' caotico. È una critica che accetti e come ti senti soprattutto dopo forse la prima panchina tecnica di questa stagione? Ma normale che nell'arco della stagione non si possono pretendere di giocare tutte le partite, insomma, abbiamo dei giocatori validi in rosa e comunque penso che il posto da titolare non sia obbligatorio per nessuno, insomma, te lo devi guadagnare settimana dopo settimana con l'aiuto del mister, dello staff che comunque fanno le loro valutazioni anche soprattutto nell'ottica delle gare ravvicinate che secondo me è una questione importante soprattutto per il recupero che è un fattore secondo me importante. Quindi stanno cercando di gestire bene un po' tutti i giocatori e niente. E poi riguardo al mio trascorso, insomma, ho apprezzato molto che la società abbia fatto uno sforzo economico così importante per portarmi qui, per trattenermi qui, anzi, e comunque cercherò di ripagare la fiducia sul campo, insomma, non sempre ci posso riuscire, magari come hai detto te, qualche volta ho voluto strafare, ma non per egoismo o per qualcos'altro, ma per
solo perché mi sento importante per questa squadra e voglio dare il mio contributo anche magari quando c'è una giornata tra virgolette no, ecco. Volevo tornare con il mister sulla conferenza stampa pre-Sampdoria, perché avevi usato molto spesso il termine creatività, cioè avevate chiesto ai giocatori di essere più creativi. Questa creatività con la Sampdoria l'avete vista, avete visto quella che volevate o manca ancora qualcosa da questo punto di vista? Ma io credo che sicuramente, voglio dire, aggiungere ulteriori elementi anche da quel punto di vista sia... faccia parte ancora del nostro percorso di crescita, cioè voglio dire sicuramente una maggiore creatività, l'imprevedibilità di determinati calciatori, io credo che dobbiamo continuare a perseguirla, questa è la prima cosa che mi sento di dire, quindi sicuramente non siamo arrivati al punto finale da quel punto di vista, ma dobbiamo migliorare ancora. Credo però che la creatività significhi anche cambiare un po' gli strumenti tattici a volte. E secondo me la gara con la Sampdoria, visto che loro erano stati comunque bravi a chiuderci un po' gli spazi, soprattutto secondo me tra le linee, essere creativi voleva anche significare a volte provare a saltare, per esempio ricercare un po' di più la profondità, quindi secondo me significa anche avere delle armi ulteriori che la squadra in partita riesce ad esprimere, quindi da quel punto di vista sì. Ciao, volevo chiedere a Riccardo, ciao, mi ha dato l'assist il direttore parlando di Recover però non faceva una cosa che tu fai, ovvero un paio di volte a campionato non la toccava mai di destro, tu invece stai migliorando con quel piede, te ne stai rendendo conto? Sì, è normale che devo cercare di essere il più imprevedibile possibile, perché poi quando gli avversari ti conoscono poi ti aspettano magari sul tuo piede forte, sul sinistro in questo caso, devo cercare un po' di essere più imprevedibile possibile, quindi sto cercando di adattarmi anche sotto questo punto di vista, perché poi in partita se divento troppo prevedibile poi non riesco a dare il mio contributo alla squadra, quindi il fatto di giocare un po' più col piede debole sicuramente mi aiuterà, per esempio nel dribbling o nella conclusione, che per un esterno è importante, quello che ci chiede il mister, ci chiede tutto lo staff, soprattutto nel mio caso l'uno contro uno che è fondamentale. E poi volevo chiedere ai mister se la partita di domani è una sfida un po' strana tra due squadre che vengono ritenute magari al di fuori di Bologna e di Cagliari, due non so, simpatiche canaglie che vogliono rompere le scatole tra l'ottavo e il decimo posto del campionato. Voi magari ambite a qualcosa di più, sia voi che il Cagliari. Ma io credo che comunque sia noi che il Cagliari, o meglio, le nostre rispettive società hanno fatto sicuramente degli sforzi, quindi sicuramente alzare anche il livello da un punto di vista, diciamo così, delle aspettative, un qualcosa che fa bene, perché voglio dire, il mister da quando è arrivato ha cercato di comunque di alzare un po' l'asticella, quindi io credo che da quel punto di vista faccia bene. È chiaro che però noi dobbiamo, come diciamo sempre, dimostrarlo sul campo, sia noi credo che il Cagliari stesso dobbiamo avere una certa continuità di prestazione, quindi voglio dire cerchiamo passo dopo passo di raggiungere degli obiettivi. Cagliari sicuramente dopo aver fatto dei risultati positivi nelle ultime gare. Penso che noi siamo in questo momento all'inizio dei risultati buoni. Ci stiamo preparando per la partita e come sempre cercheremo di andare lì a vincere. E sicuramente stiamo creando un'atmosfera che comunque anche
rispetto alla partita contro l'Inter dopo. Per mister, ci sono varie tipologie di andare in gol, ok? Ma è più il gol perfetto il primo o il secondo fatto da Sampdoria? Primo e il secondo, il gol perfetto. Ma io banalmente dico che i gol sono sempre perfetti, quindi voglio dire, soprattutto quando veniamo imputati di non riuscire magari a trovare la chiave, a non trovare l'imprevedibilità necessaria, io credo che sia un gol che viene a seguito di una costruzione elaborata, sia a seguito di una palla inattiva in cui, come dire, siamo riusciti a sfruttare poi le nostre caratteristiche, io credo che in entrambi i casi sia un gol perfetto. Quindi secondo me, se vogliamo migliorare da quel punto di vista, dobbiamo avere la capacità sia di costruire i nostri gol, sia di andarcela a prendere magari con una certa malizia. Secondo è di grande malizia, il primo è di grande costruzione. Sì, accogliamo, diciamo, entrambi chiaramente, ma soprattutto io credo che soprattutto quando le partite cominciano a volte a chiudersi e magari da un punto di vista tattico ci sono anche fasi, cosa che succede soprattutto in Serie A, voglio dire, di stanca, abbiamo bisogno anche di sbloccarle magari con una pallina attiva, per esempio. Se guardiamo calcisticamente parlando, sicuramente il primo è stato più bello. Al posto del primo gol siamo sami sempre nessuno dovere neanche problemi. Poi il nostro inconscio poi dopo ci ha portato ad avere qualche problemino sul campo. Ci siamo ritirati e poi sicuramente dopo si è visto che è arrivata la punizione col gol di Gabbiadini. Sto chiedendo il problema a cui mi vuole darare. Che è uno dei principali problemi sui quali dobbiamo lavorare. Assicuro se non si è dato a drugo un gol, e se posso toccare a vedere, mi dobbiamo montare questo decennio. E dopo il secondo gol ero felice perché ero sicuro che avremmo vinto la partita. Ma ai due allenatori chiedo, visto che l'avete qua, che cosa manca a Orso per fare l'ultimo step, per diventare un giocatore da nazionale, perché ormai dopo il prossimo step si arriva lì. Ecco, che cosa manca a questo ragazzo secondo voi? Cioè quello che voi vorreste vedere che mettesse in campo per diventare il giocatore ideale, insomma, che poi tutti sbagliano, nessuno è perfetto, però io credo che lui abbia ancora dei margini di miglioramento. Allora, premesso, io credo che noi abbiamo un rapporto con Ricky chiaramente quotidiano, noi il nostro allenatore, quindi diciamo che quotidianamente diciamo direttamente a lui cosa dovrebbe e cosa deve andare ad aggiungere o a migliorare. È chiaro che io credo che un giocatore così, come dire, potenzialmente così di spessore come Riccardo, come diceva anche lui in precedenza, deve cercare sempre di più di arricchire il proprio bagaglio di conoscenza, quindi da un punto di vista tattico sicuramente la capacità di lavorare sul piede forte, sull'altro piede, di muoversi incontro, di aggredire la profondità, quindi sicuramente di arricchire il suo bagaglio. Da un punto di vista, diciamo così, caratteriale, sicuramente di avere sempre più una continuità di prestazione, ma questo lui lo sa bene, quindi siamo sulla stessa lunghezza d'onda. È difficile parlare del giocatore che è seduto insieme a noi. Ali jedno je sigurno, Orsonil posjeduje sve kvalitete da postane jedan od najboljih napadača u Italiji. Però una cosa è sicura, che Orsolini ha tutte le capacità di diventare uno dei migliori attaccanti in Italia. Njemu jedino što fali to su godine iskustva koje će doći. Unica cosa che potrebbe mancargli è l'esperienza, che sicuramente arriverà col tempo. Da više ne bi trebalo da ga hvalimo, on će sam sebi dokazati sve. Sicuramente non dobbiamo lusingarlo di più perché domani dovrà far vedere quello che sa fare. Una domanda sia a De Leo che a Taniga. Per quanto riguarda Bani, è stata una bella sorpresa e conferma sia dal punto di vista difensivo ma anche diciamo dal punto di vista offensivo, perché ha già segnato due gol.
Come vedete questa cosa, questa sua, diciamo, estensione del suo ruolo? Ma l'apprezziamo e la accogliamo sicuramente con grande piacere, anche perché io credo che se nelle ultime giornate sono arrivati gol di due difensori come Daniele e Bani, a noi fa piacere, perché vuol dire, ripeto, che abbiamo tanti calciatori che possono darci una mano da quel punto di vista. Abbiamo anche, voglio dire, diverse soluzioni, non abbiamo paura in determinate circostanze di spingere magari più avanti i calciatori prettamente difensivi. Per quanto riguarda Mattia, credo non sia nemmeno una vera e propria scoperta, perché voglio dire, già dai primi giorni di ritiro lui è stato accolto benissimo dal gruppo, si è messo a disposizione, è un ragazzo secondo me squisito, sempre ben applicato nel lavoro tecnico-tattico, quindi sicuramente una risorsa in più. Volevo, se possibile, allacciarmi alla domanda a proposito di Orsolini, visto che è presente, ne approfittiamo. Cioè, secondo me deve migliorare ancora più la sua capacità di scelta. Lui lo sa bene, però riuscire a capire a volte quando è il caso di cercare magari l'uno contro uno il dribbling, piuttosto che il gioco semplice, io credo che sia un fattore che gli farà fare nel corso della sua carriera la differenza. Personalmente a me non mi ha sorpresa la partita che ha giocato Bani. Bani è doveden u klub zato što je posjeduje neke kvalitete. Noi l'abbiamo portato proprio per le qualità che lui possiede. I od njega se to očekivalo prije ili kasnije da on to pokaže na terenu. On je odlično trenirao, radio, dočekao svojih 5 minuta i iskoristio. Da, lui si aspettava di giocare come sta giocando in questo momento. Što je još jedan dokaz da svi momci koji su u klubu posjeduju kvalitet, samo je na njima da rade i čekaju svojih 5 minuta, da ne smije da odustaje, kao i sve u životu. E quanto per lui, così tanto anche per gli altri giocatori, devono sapere che tutti avranno i suoi 5 minuti per farsi vedere. Vi chiedo ai due allenatori, c'è un messaggio in questo momento per Dansville, che invece ovviamente se gioca Bani fin qui sono tre partite che non gioca lui, ecco. Volevo capire a questo ragazzo che cosa si può dire e cosa dite in questo momento. Ma no, io credo semplicemente che lui stia lavorando bene, stia secondo me salendo anche in termini di prestazione per quello che noi stiamo vedendo nel corso della settimana, quindi voglio dire sia noi che lui siamo tranquillissimi da quel punto di vista, perché sappiamo bene che lui tornerà immediatamente, voglio dire, a dimostrare il suo valore, quindi non c'è assolutamente nessun problema. Credo che è un gruppo in cui la competizione è sempre molto, molto elevata, questo io credo che faccia bene a tutti, lo dimostrano secondo me anche gli innesti recenti di Skovolsen, di Skoten, eccetera, quindi Svanberg stesso. Io credo che tutti quanti, quando poi vengono messi in campo, dimostrano e continueranno a dimostrare i loro valori. Quindi io da quel punto di vista penso che sia la competizione un fattore positivo da accogliere semplicemente lavorando e con tanta serenità. Come primo, nessuno dei giocatori nel contratto ha la clausola che deve giocare per forza. Abbiamo 23-24 giocatori di qualità e dall'inizio possono giocare solo 11. La nostra valutazione, dopo vederli tutti i giorni in allenamento, noi facciamo la nostra scelta e i migliori giocano. On sigurno u najužem krugu da igra i sljedeću utakmicu i opet sve na njemu. Comunque lui è concorrente di giocare anche la prossima partita, però dipende anche da lui. Ne bismo da podcenjujemo ostali igrači, svi konkurišu za tim. Comunque sono tutti concorrenti per giocare. Riccardo, volevo chiedere, l'anno scorso Mihajlovic, una delle prime conferenze stampa che fece qui, parlando anche dei giocatori, disse: è arrivato Edera,
in ballottaggio con Orsolini, oggi Edera mi dà qualcosa di più come cattiveria sotto porta. Mi sembra che ti abbia pungolato abbastanza bene, perché poi di cattiveria ne hai avuta tanta. E volevo sapere, appunto, anche questo un po' il rapporto che hai instaurato con il mister. E poi l'altra cosa, visto che tantissimi tifosi del Bologna ti vorrebbero in nazionale, immagino anche sia un tuo desiderio, e allora mi rigiro un po' la domanda che hanno fatto prima i colleghi e gli allenatori: cosa senti tu che ti manchi per poter ambire un posto anche in nazionale? Ma penso che comunque loro, vivendomi quotidianamente, sanno quali sono i miei pregi, i miei difetti, lo so anch'io. Quindi penso che loro abbiano già detto tutto quanto. È normale che, anche per il fatto che io sia un ragazzo giovane, insomma, è normale sbagliare, insomma, anche il fatto delle scelte, che secondo me è una cosa importante nel mio ruolo. Quindi penso solo a migliorarmi tutti i giorni con il lavoro, insomma, insieme allo staff e al mister. Poi l'anno scorso, quando è arrivato il mister, sì, mi ha punzecchiato tra virgolette con la storia di Simone, però l'ho presa come uno stimolo positivo a dare di più, a fargli cambiare evidentemente idea, no, su quello che aveva detto, e alla fine ci sono riuscito. Devo continuare su quella lunghezza d'onda che secondo me mi ha portato di nuovo qui, e devo ritrovare la serenità che mi contraddistingue, la tranquillità e il sentirmi importante per questa squadra, che sicuramente in campo fa la differenza. Chiedo ai due allenatori un parere sulla partita di domani, nel senso che affrontiamo una squadra, insomma, molto tosta, che è stata considerata anche un po' all'inizio di questo campionato un po' la sorpresa, anche se poi c'è molto equilibrio e tutte stanno facendo punti, anche quelle, diciamo, che non ci si aspetta. In generale, Cagliari, quali difficoltà secondo voi vi porta, soprattutto immagino a centrocampo, dove loro hanno un reparto abbastanza robusto? Ma sì, io credo che il Cagliari sia sicuramente una realtà, sta diventando una realtà importante, perché sta dando una certa continuità anche di risultati e di prestazioni. Credo che il loro allenatore sia comunque un allenatore, Mr. Maran, che riesce sempre a dare un'impronta chiara alle squadre che allena. Ci è riuscito, secondo me, anche questa volta in breve tempo, a mio avviso, con idee, voglio dire, sempre abbastanza chiare. Nel cercare continuamente il gioco in verticale, nel cercare le aggressioni della profondità, eccetera. Quindi sicuramente noi sappiamo, non vogliamo essere, questo va detto immediatamente, non vogliamo essere, come dire, remissivi nell'affrontare il Cagliari. Cercheremo comunque di mantenere un baricentro più alto, cercheremo sicuramente di coprire bene le loro soluzioni, di coprire bene la profondità, però nel momento in cui ne avremo la possibilità cercheremo poi di ripartire come al solito col nostro coraggio, con la nostra velocità, con la nostra ampiezza. Quindi abbiamo sicuramente le idee chiare, li rispettiamo, perché voglio dire, stanno facendo bene, però io credo che dobbiamo andare lì a testa alta con la nostra consueta leggerezza. Perdonatemi se vado un po' avanti, che gli allenatori non amano mai parlare di quella dopo ancora ci mancherebbe, però scusate, dimmi. Pak nije ni za da oni imaju, da imaju jednu dobru atmosferu, da dobro igraju. Kaljari, mi znamo tačno koji su njihovi kvaliteti. Kaljari sicuramente gioca un bel calcio, hanno un'atmosfera all'interno di squadra che si fa vedere in ogni partita che giocano. Ali mi moramo da se bavimo i sa svojom igrom i mi imamo neki svoji kvaliteta koje ćemo gledati na im nametne. Comunque anche noi dobbiamo guardare di più le nostre qualità, che sicuramente dobbiamo proporre sul campo del gioco. Kad god smo uspevali, to stavljali smo problem i veliki Juve, a mislim da to možemo da uradimo sa Cagliari, tako da moramo da gledamo samo svoje principe igre i sve ostalo. Ogni volta quando abbiamo rispettato le regole postate da noi, abbiamo messo noi le altre squadre in difficoltà, come ad esempio la Juve, e domani cercheremo di fare la stessa cosa.
velikim samopouzdanjem i željem za pobedom možemo da uradimo mnogo toga. Con la grinta, sicuramente con la voglia di vincere, domani possiamo farcela. Chiedo scusa, Miro, per prima, scusa. Non so, tre partite in 9 giorni, non capita spesso a una squadra come il Bologna. C'è l'idea che possa esserci un gusto, un sapore diverso per dare una specie di svolta a un campionato? Ma cioè voglio dire, sono comunque tre partite in termini, voglio dire, di punti potenziali, in termini di possibili prestazioni, eccetera, eccetera. Che la classifica possa avere uno scossone prima, giocando tre partite in 9 giorni, voglio dire, è un dato di fatto chiaro. Però voglio dire, secondo me noi non dobbiamo pensare a quello, perché penso ce lo siamo detti anche in occasione della prima conferenza, ricordo, cioè noi è chiaro dobbiamo avere degli obiettivi, a mio avviso a breve termine, quelli di lavorare bene, di affrontare le gare mettendoci sempre la prestazione migliore possibile, anche eventuali tra virgolette rotazioni, come dire, hanno sempre la finalità di mettere in campo la squadra che secondo noi, a seconda della partita, sia la più efficace, quindi noi non facciamo mai troppi, diciamo così, calcoli a medio-lungo termine. Mi da znamo šta će da bude sledeće dve utakmice, na to više ne bi bilo iznenađenja, mi bi to njima rekli. Se noi potessimo sapere i risultati delle prossime due partite, sicuramente avremmo detto in questo momento il nostro pensiero e la nostra opinione. Mi radimo come uvek da odigramo najbolje moguće. Stiamo lavorando sempre per dare il massimo. Da izvučemo iz ekipe 110%, jer su oni dokazali da oni to mogu. Ako mi odigramo tako, ja se uopšte ne bojim za rezultat. E cerchiamo sempre di tirare 110% dai giocatori, perché loro sono comunque in grado di darci quei 110% e di portare il risultato sempre a casa. Ultima di Massimo, poi chiudiamo. Ma Riccardo, ogni giocatore si pone degli obiettivi nella sua testa. Il tuo può essere arrivare in doppia cifra, visto che insomma ci sei andato molto vicino lo scorso anno, giocando bene, soprattutto nella seconda parte, quando è arrivato il nuovo allenatore. Ma sicuramente è un di più. Quello, i gol vengono con le prestazioni, no? Nel caso dell'anno scorso ci sono andato molto vicino, facendo una seconda parte di stagione importante. Quest'anno cercherò di ripetermi, avendo a disposizione un'intera stagione. Quindi niente, l'obiettivo potrebbe essere quello. Non è un'ossessione, però sicuramente mi farebbe piacere se riuscissi ad arrivarci. Invece una curiosità sempre per Riccardo, quante volte vi siete incrociati in nazionale, magari in ritiro, con chi avrai davanti presumibilmente domani, che è Pellegrini, nel senso vi conoscete? Sì, come no, in Under 21 ci siamo conosciuti, abbiamo giocato anche contro l'anno scorso, quando lui era ancora a Cagliari, sicuramente è un ottimo terzino, è andato anche in nazionale maggiore, è stato convocato, se non sbaglio. Quindi sicuramente sta dimostrando tutto il suo valore, è stato acquistato dalla Juve che sicuramente ci ha visto lungo, quindi penso che sarà una bella sfida domani e speriamo di vincerla, ecco. Ok, grazie.